Alpenlibe, la caramella al latte fatta come una volta con la... È arrivato quell'aiuto che ho sognato. Chi è il suo nome? Mastro Girmi. Guarda come sa stupirmi. Strida, taglia, frulla, impasta. In cucina è quanto basta. Mastro Girmi è compatto e lavora come un matto. Pur di fare tutto quanto, si trasforma tanto tanto. Mastro Girmi sul lavoro? Passa pure un pomodoro. Mastro Girmi sa capirmi. Quanto è forte questa Girmi. Pubblicità, ma non troppo. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Buonasera, il maltempo ha stravolto oggi tutto il programma dell'atteso summit di Malta tra Bush e Gorbaciov. Dopo la prima tornata di colloqui definiti fruttuosi, questa mattina è saltato l'incontro del pomeriggio. Il presidente americano Bush è rimasto bloccato a bordo dell'incrociatore statunitense Belknap. I servizi di sicurezza hanno proibito a Bush di avventurarsi sul mare in tempesta. Potrebbe saltare anche la cena di stasera e tutto il calendario del summit rischia altri cambiamenti. Da Malta, Roberto Quintini. Dal punto di vista logistico il vertice comincia disastrosamente. Malta, che a Sig Rogic e a Boris Chaplin, organizzatori del summit, era parsa scenografia ideale, tradisce le aspettative. I due uomini immagine di Bush e Gorbaciov hanno fatto i conti senza un vento da nord-est che tocca i 45-48 nodi, senza un mare forza 8, senza la pioggia gelida e battente. Il vertice delle navi rischia di trasformarsi gioco forza nel vertice delle sedi improvvisate. Per prima cosa salta il cerimoniale previsto. Bush non andrà sull'incrociatore sovietico Slava all'ancora al centro della rada di Marsa Scirocco. Là in mezzo si balla troppo e le onde altissime rendono impossibile l'attracco delle lance con la delegazione statunitense. Si ripiega sulla motonave Maxim Gorky, ormeggiata lungo un molo riparato e sede dei giornalisti sovietici. Ma già si avviano frenetiche ricerche per una sede di colloqui in terraferma. Intanto nei guai sono i giornalisti. Senza notizie sicure, senza ripari, senza ombrello. I colloqui tra i due presidenti iniziano poco dopo le 10 in una cabina sul ponte principale del Golfo. Presenti per l'Unione Sovietica Dobrinin, Besmertnik, Chernayev, Shevardnadze, Yakovlev. Per gli americani Blackwell, Skrokov, Baker, Sununu, Wolfowitz, Zölli. Il clima è disteso, sereno. Ci saranno accordi? Chiedono i giornalisti. Sì, dice Gorbaciov. Che tipo di accordi? Molti, rispondono in coro i due leader. In questo momento Marlene Fitzwater e Gennady Grasimov, portavoce ufficiale di Bush e Gorbaciov, sono davanti ai giornalisti per una conferenza stampa congiunta. Dichiarazioni importanti però non aspettiamo, ci arriveranno forse domani, quando Bush e Gorbaciov con due diverse conferenze stampa incontreranno i giornalisti intorno alle prime ore del pomeriggio. L'agenda dei colloqui prevede 5 punti. Il futuro dell'Europa, riduzione delle forze convenzionali in Europa, negoziati sulle armi strategiche, rapporti commerciali USA-URSS e conflitti regionali. Il piatto è ricco ed invitante ed è probabile che Bush e Gorbaciov, qualche bella sorpresa, ce la vogliano fare da subito. La visita in Italia del presidente sovietico Gorbaciov verrà presto ricambiata dal governo di Roma. Un comunicato della presidenza del Consiglio italiana dà oggi notizia dell'invito rivolto da Gorbaciov ad Andreotti perché si rechi in visita ufficiale a Mosca. La data del viaggio sarà stabilita tra le diplomazie sovietica e italiana. Filippine, ultimatum del presidente Corazon Aquino ai militari ribelli che ancora resistono nonostante il fallito colpo di Stato. Da diverse ore infatti circa 200 rivoltosi occupano il principale centro commerciale di Manila. Altri insorti sono asserragliati in alcuni edifici del quartier generale delle forze armate in una località nei pressi della capitale. A Manila è da poco trascorsa la mezzanotte quando la presidente Corazon Aquino appare sugli schermi televisivi per lanciare il suo drammatico ultimatum ai ribelli. Hanno due scelte i rivoltosi, arrendersi o morire, dice inflessibile l'Aquino escludendo la possibilità di un negoziato. Intanto alcuni elicotteri da guerra dell'aviazione governativa, sostenuti dai caccia americani, sparavano razzi contro gli ultimi focolai di resistenza. L'attacco, secondo la Croce Rossa, avrebbe causato 15 morti e a farne le spese sono stati soprattutto i civili. L'esercito regolare sembra comunque ormai avere la situazione sotto controllo. Non ci sarebbe dunque scampo per gli uomini del colonnello Gregorio Onassan, detto Gringo,
e nonostante le sue dichiarazioni ancora bellicose, anche questo tentativo di colpo di Stato può dirsi ormai fallito, proprio come quello che lo stesso Gringo tentò poco più di 2 anni fa. In Salvador è un giornalista l'ultima vittima della guerra civile. Si tratta di un reporter di un'agenzia di stampa locale. L'uomo è stato ucciso nella città di Soyapango con colpi di pistola esplosi da un civile. Intanto proseguono i combattimenti tra esercito governativo e guerriglieri. Il paese è sempre più sconvolto da questo conflitto. Una tregua tra le parti appare ancora difficile, si fa sempre più lontana quindi l'ipotesi di una trattativa, mentre il presidente Alfredo Cristiani rifiuta qualsiasi negoziato con i ribelli. Il neo primo ministro indiano Pratap Singh ha giurato oggi dinanzi al presidente Venkata Raman. Singh succede a Gandhi, il cui partito è stato il grande sconfitto nelle recenti elezioni. Il nuovo primo ministro presiederà un governo formato dai 5 partiti del fronte nazionale centrista, il maggior gruppo di opposizione a Gandhi. In Colombia i signori del narcotraffico hanno proposto una tregua al governo di Bogotà. Interromperanno la loro strategia del terrore per consentire il referendum che potrebbe abolire l'estradizione negli Stati Uniti dei boss della cocaina. Ieri una commissione della Camera colombiana ha approvato la legge istitutiva del referendum. Ora si attende il vaglio parlamentare. E adesso un minuto di pausa e poi torneremo con le altre notizie. Vi ricordo in particolare il nostro panorama filmato della settimana, 7 giorni di avvenimenti davvero straordinari. In questo spot si contempla il mitico Pioneer Intelligent, schermo piatto, guardatela meglio, 99 canali, guardatela meglio, televideo incorporato, guardatela meglio, stereo 2x15 watt, guardatela meglio, telecomando intelligente, guardatela meglio, marchio Pioneer, guardatela meglio, guardatela meno, ma guardatela meglio, guardatela meno. Nuovi televisori Intelligent e videoregistratori stereo Pioneer, nei negozi selezionati Pioneer. Sulle vette, Alticron. Nelle profondità marine, Aqualand. Fra le nuvole, Aerocron. Sempre, la tecnologia Citizen accompagna il tuo coraggio. Serie ProMaster, da Citizen, per lo sport professionale. Tutti gli orologi Citizen hanno 3 anni di garanzia. Amaro unico, il gusto forte della mia Ungheria. Sentite che gusto! Niente male, eh? E anche buono. Eh sì, amaro unicum. È come il tuono, ma buono. Il mondo dell'informazione italiana è in subbuglio dopo le indiscrezioni sui nuovi assetti interni del gruppo AMEF, la società che controlla il 53% della Mondadori. La famiglia Formenton, che detiene oltre il 25% delle azioni dell'AMEF, ha smentito di aver ceduto la sua quota alla Fininvest di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che alla Mondadori appartengono testate come Repubblica, Panorama, L'Espresso e che l'azienda costituisce un nucleo storico dell'editoria italiana. In serata la Fininvest ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver offerto alla Mondadori il proprio sostegno e questo dopo che la famiglia Formenton, sempre secondo questo comunicato, ha avuto modo di constatare un tentativo di scalata da parte della CIR di De Benedetti. La nota della Fininvest si conclude garantendo che se queste nuove intese porteranno novità saranno comunque tutte di segno positivo per la Mondadori. Sale la tensione alla frontiera tra Italia e Austria a meno di 24 ore dall'entrata in vigore del divieto di transito notturno dei TIR sul territorio austriaco. La lunga fila di camion che la scorsa notte si è formata alle barriere doganali potrebbe trasformarsi in un nuovo blocco. La polemica è anche e soprattutto in Austria, a causa delle troppe deroghe concesse che hanno consentito a oltre 200 TIR di transitare nonostante il divieto. I camionisti austriaci minacciano blocchi stradali per domani e lunedì. Voli regolari lunedì nei cieli italiani. I controllori di volo della Licta hanno infatti spostato il previsto sciopero da lunedì 4 a venerdì 15 dicembre. Questo in conseguenza della convocazione dei controllori da parte del ministro dei trasporti Bernini. L'incontro decisivo per l'avvertenza degli uomini radar avverrà martedì prossimo. I Verdi italiani cercano un'identità unitaria, questo è il senso della convenzione che si tiene oggi e domani a Roma, convocata dai Verdi Arcobaleno.
2 i temi da affrontare, il ruolo politico del nuovo soggetto verde e il modello organizzativo di questa nuova forza, rifondata anche sul piano statutario. Oltre a riproporre in maniera forte l'emergenza ambientale in senso strettamente politico, questo convegno serve quindi a verificare la fusione tra Verdi Sole che ride e Verdi Arcobaleno. Quella che si sta concludendo è stata una settimana dominata dalla visita di Gorbaciov in Italia con lo storico incontro con il Papa in Vaticano. Vediamo i fatti salienti in una rapida rassegna. Sabato, neanche 24 ore dopo la svolta, Praga riscende in piazza. Cambia la nomenclatura cecoslovacca, la gente preme, il regime cede ancora. Si lavora per un ampio rimpasto a livello federale e nazionale per fare spazio a non comunisti e senza partito. Al grido di Dubček presidente, Piazza Venceslao si prepara allo sciopero generale di lunedì. Domenica, sciagura ai margini dello sport. L'esultanza per un gol della squadra locale durante l'incontro di B tra il Licata e il Torino provoca il crollo del tetto di una palestra attigua allo stadio. Sopra vi erano una cinquantina di persone, non dovevano trovarsi lì. Inutilmente la polizia ha cercato di mandarli via. 13 ragazzi rimangono feriti, uno in modo grave. Lunedì. Esplode in volo un Boeing 727 della compagnia colombiana Avianca. A bordo 107 persone, nessun superstite. Una telefonata anonima rivendica l'attentato ai narcotrafficanti, impegnati in una sanguinosa offensiva di terrore contro l'esercito di Bogotà. Martedì, Bonn prende per mano il processo di democratizzazione dell'est europeo. Il cancelliere Kohl illustra il suo decalogo per arrivare ad una Germania unita. Si immagina un graduale passaggio a strutture confederative. Gelide, imbarazzate, comunque poco entusiastiche, le prime reazioni nel mondo. Mercoledì, sbarca un marziano a Roma, o almeno così sembra, visto il vero tripudio con cui la capitale italiana accoglie Mikhail Gorbaciov e signora. Inizia la 3 giorni del leader sovietico in Italia, ci sono i primi colloqui politici, ma l'impatto, la curiosità e il sentimento comune travolgono il carismatico uomo della perestroica sotto una valanga di consensi popolari. Giovedì, rialza la testa il terrorismo in Europa. Ucciso in un agguato a Francoforte Alfred Rausen, presidente della Deutsche Bank, un grande della finanza mondiale. L'attentato è rivendicato dalla RAF, la famigerata sigla del terrorismo rosso tedesco. Venerdì 1 dicembre, data, personaggi e interpreti trasferiti dalla cronaca alla memoria storica. Gorbaciov va dal Papa, il capo del più grande paese comunista del mondo, dal capo dei cattolici. Stabilite relazioni diplomatiche, un invito per il pontefice a Mosca, la benedizione alla perestroica. Gorbaciov esce dal Vaticano e dall'Italia sul carro del trionfo. Bush, un altro potente della terra, lo attende nel tempestoso mare di Malta. Si è dissolto il mistero sulla fuga dalla Romania di Nadia Comaneci, l'ex olimpionica è atterrata ieri sera all'aeroporto Kennedy di New York. Appena sbarcata è stata attorniata da giornalisti e fotografi. Aria stanca ma soddisfatta, la Comaneci ha dichiarato la sua felicità per essere finalmente giunta negli Stati Uniti. Non sa dove andare né che cosa fare, ma è convinta di aver compiuto la scelta giusta. La nota ginnasta ha anche detto che la sua popolarità in Romania le aveva impedito di fuggire prima e che i grandi avvenimenti in corso nell'est europeo non hanno minimamente influenzato la sua decisione. Tra un minuto le notizie dello sport. Per lo sci a Mont Saint-Anne in Canada si è concluso da poco più di mezz'ora lo slalom gigante maschile di Coppa del Mondo. Per l'Austria ha vinto Mader. Patrick Noir. Da oggi Patrick sei anche Noir. Patrick Noir. Impossibile dimenticarti. Pinot di Pinot. Di Pinot di Pinot. Gancia.
Vogliono linciarlo per un crimine che forse non ha commesso. Come vi dichiarate? Colpevole o no? Non colpevole. Un film di John Ford, I dannati e gli eroi, oggi alle 20:30. Sulle nevi di Mont Saint-Anne in Canada si è disputato il quarto slalom gigante della stagione. Trionfa la squadra austriaca e Gunther Mahder coglie una bella vittoria. Tomba è sesto, mentre deludono Girardelli e Zurbriggen. La prima giornata canadese della Coppa del Mondo ha riportato alla ribalta la forte squadra austriaca. Dei primi 10 del gigante di Mont Saint-Anne, 5 fanno parte del Wunderteam alpino che torna a dominare dopo gli anni bui delle passate stagioni. Il successo nella prova odierna è andato a Gunther Mahder, che nella prima manche lamentava un ritardo di appena 7 centesimi sul norvegese Furuset. Lo scandinavo, pur sciando al meglio, ha dovuto cedere il primato all'avversario, finendo comunque con un ottimo secondo posto. Terzo, un sorprendente Bittner, che ha davvero iniziato la stagione alla grande e che si sta confermando ottimo specialista anche in gigante. Al quarto e quinto posto altri due austriaci, Rudolf Nierlich, il due volte campione del mondo, ed Eberharter, giovane di belle speranze, ormai stabilmente tra i primi. Per Alberto Tomba, che era alla ricerca di un risultato, c'è da registrare un buon sesto posto. Positivo se rapportato ad una prima manche non entusiasmante, ma ancora mediocre rispetto agli enormi mezzi del bolognese nella specialità più tecnica. Completano l'appena sufficiente giornata azzurra, l'undicesimo posto di Luca Pesando ed il quindicesimo di Camozzi, mentre Lastet era chiuso al ventunesimo posto. Deludenti le prove dei big, Zurbriggen, Girardelli ed Eriksson, che hanno segnato il passo. Nella classifica generale allunga il norvegese Furuset, che ha ora 97 punti, seguito dal tedesco Bittner con 70, terzo Zurbriggen a due lunghezze. Domani si torna in pista sempre sulle nevi canadesi e in programma lo slalom. Tele Monte Carlo ve lo proporrà come al solito in cronaca diretta a partire dalle 15:55. La 14ª giornata del campionato italiano di calcio offrirà utili indicazioni per il discorso di vertice, con Milan, Sampdoria e Atalanta che devono confermare il loro buon momento. I bergamaschi faranno visita alla capolista Napoli. Al momento del fischio d'inizio, dai campi di gioco partirà un incontro parallelo a quello agonistico. Il mondo del calcio si schiera nella campagna di sensibilizzazione contro il flagello dell'AIDS, con una iniziativa della federazione che nella giornata mondiale vedrà i giocatori con una fascia al braccio. Il messaggio: insieme contro l'AIDS. Sempre di stampo umanitario il messaggio che gli sportivi hanno inviato a Ruud Gullit, che dopo l'operazione al ginocchio dovrà sconfiggere i fantasmi di un addio alla sua professione. Alla vigilia della gara con il Bologna, la società indica la strada da seguire per battere la malasorte con i risultati. Questo non è che ci deve creare proprio un complesso. Dobbiamo elogiare i giocatori nostri che fanno a meno di un giocatore come Gullit, senz'altro per noi, però non è una cosa che ci riempie di gioia. Andremo avanti. Il polo d'attrazione della 14ª sarà Napoli, dove la capolista riceve un'Atalanta puntigliosa e brillante. Tra i partenopei mancherà Renica, recupero in extremis per il portiere Giuliani. Dopo le ultime prestazioni interne, contrassegnate dall'affanno, sarà fondamentale l'aspetto psicologico per evitare brutte sorprese. L'importante è che noi restiamo calmi e aspettare magari il momento opportuno per poter andare in rete. Non importa senz'altro fare 2-3 reti all'Atalanta, importa farne una più di loro, ma senza mai così sbilanciarci per dare forse quella che è l'arma più pericolosa dell'Atalanta, senz'altro il contropiede. Nella scia delle inseguitrici si attende con curiosità il riscontro della trasferta al sud per la Sampdoria. In quel di Lecce i ragazzi di Boskov, privi di Katanets, avranno un test di più attendibili per verificare il ruolo di seconda forza raggiunto domenica. La generosa Romagna accoglierà un Inter malandata, che a Cesena recupera Mandorlini ma perde Bergomi per squalifica e forse Klinsmann. Un interesse non di classifica investe Fiorentina-Roma, dove Baggio e Giannini avranno gli occhi puntati addosso. Il capitano della Roma però rifiuta la tesi del confronto personale. Sicuramente da parte mia non ci sarà nessuna sfida e nessun confronto con Baggio. Io cerco sempre di giocare per la mia squadra e spero in un risultato positivo. Vediamo il quadro completo della 14ª giornata di Serie A con gli arbitri chiamati a dirigere gli incontri. Cesena-Inter-Lobello, Cremonese-Juventus-Delia, Fiorentina-Roma-Beschin, Genoa-Verona-Ceccarini, Lazio-Bari-Frigerio, Lecce-Sampdoria-Lanese, Milan-Bologna-Amendolia, Napoli-Atalanta-Pairetto, Udinese-Ascoli-Copetelli. Per il calcio mondiale è tempo di coppe. Mercoledì prossimo 3 italiane saranno impegnate in Coppa UEFA. A tale proposito il Werder Brema, avversario del Napoli, è stato oggi sconfitto 2-1 sul campo della Fortuna Düsseldorf nell'ambito della 19ª giornata della Bundesliga.
Ieri invece i rivali della Juventus, i tedeschi orientali del Karmakstad, hanno pareggiato 1-1 a Magdeburgo. In Argentina invece il Boca Juniors ha vinto la Supercoppa. La Supercoppa argentina è riservata alle vincitrici della Coppa Libertadores. Questa seconda edizione vedeva contendersi il trofeo il Boca Juniors e l'Independiente, due grandissime compagini del calcio argentino. Il Boca Juniors, per fare un esempio, è stata la squadra di calciatori come Juan Carlos Lorenzo, Cucchiaroni, Angelillo, Dino Sani e Diego Maradona. E proprio il Boca, dopo due incontri finiti 0-0, ha vinto la Supercoppa battendo l'Independiente ai calci di rigore. Dal dischetto si è arrivati sul 3-3. Poi, per il Boca, ha realizzato sta fussa. Quindi la prodezza del portiere Navarro Montoya sul tiro di Ardime. E dal dischetto, Giunta ha a disposizione il pallone della Supercoppa. Vale la pena di ascoltare il commento originale per avere un'idea della portata dell'avvenimento, in campo e fuori. Vittorioso esordio della nazionale italiana femminile di calcio nel campionato europeo. Le azzurre, allenate da Recagni a Reggio Emilia, hanno battuto 4-1 la Svizzera. Le reti italiane sono state messe a segno da Carta, Morace, Baldelli e Mariotti. L'unico gol elvetico è stato firmato dalla Spinner. Nell'ultima parte di TMC Sport, di TMC News, ancora sport. Il mondo dei motori ha visto ieri sera l'epilogo della stagione. A campione d'Italia sono stati assegnati i caschi d'oro. Sia, sia, portami dove il tempo non esiste. Sia, sia, mostrami le vie dell'impossibile. Sia, sia, fammi scoprire tutto di me. The Fragrance of the Imagination. Sia, sia, by Revlon. Masterchef Moulinex. Masterchef Moulinex elettronico. Tanti modelli per aiutarti a cucinare in poco tempo e con tanta fantasia. Ah, che bello avere Moulinex! Al Casinò Municipale di Campione d'Italia sono stati assegnati i Caschi d'Oro 1989, premio per i piloti che si sono maggiormente contraddistinti nella stagione agonistica appena conclusa. Terminate le competizioni in pista, è tempo di bilanci e di premi. I più grandi campioni del motorismo sono riuniti qui, a Campione d'Italia, per il Gran Gala dei Caschi d'Oro 1989. Casco d'Oro 1989, alla prossima! Il francese della Ferrari ha conquistato il premio per la Formula 1, ma è in buona compagnia. Accanto a lui Emerson Fittipaldi, vincitore per la Formula Indy, e Michi Biasioni insieme a Tiziano Siviero per il rally. Tra balletti, imitazioni e musica, premi anche per Jean-Louis Schlesser, campione del mondo prototipi, e Jean Alesi, premio speciale per un'annata tutta da incorniciare. Così come è da incorniciare l'annata di Gianni Morbidelli, tricolore di Formula 3. Una manifestazione che ha lasciato tutti soddisfatti. Soprattutto Prost, che ormai ha un chiodo fisso, la Ferrari. Devo ringraziare la gente della McLaren perché ho vinto il titolo con questa macchina e devo ringraziare anche la Ferrari perché mi ha accettato nella squadra, anche il pubblico italiano perché mi ha accettato nel cuore, è molto bello. Senti, come l'hai trovata la Ferrari? C'è solamente due giorni di lavoro con il tempo molto male, la piove. Sono lavorando una settimana completa, la settimana prossima, sarà un po' meglio per indicazione. Una notizia di tennis dal Madison Square Garden di New York, dove il Master entra nel vivo con le due semifinali che avranno inizio tra qualche ora. I primi a scendere in campo saranno Baker e McEnroe, seguiti da Edberg e Land. Ieri Land aveva imposto un perentorio 6-3-6-3 a McEnroe, mentre Baker si era sbarazzato senza problemi 6-1-6-4 di Edberg.
Dopo una pausa durata 2 settimane, torna domani il campionato di basket. Nell'anticipo odierno di A2, la Garessio Livorno ha battuto l'Annabella Pavia per 107-100. Dopo 10 giornate, il campionato italiano di basket ha già compiuto un terzo del suo cammino nella stagione regolare. A Pesaro, la capolista Scavolini, che divide il comando con la Ranger, attende sicura la Neutro Roberts. A far dormire sonni tranquilli ai pesaresi non sono solo i 6 punti dei fiorentini, ma anche un dato confortante, il non aver mai perso in casa. La Ranger Varese, altra leader della classifica, va a trovare l'Arimo Bologna, attendendosi grandi cose da Rusconi, reduce dalle brillanti prove in maglia azzurra. Tra le altre partite, Caserta riceve Milano e la Benetton accoglie il Vismara. Per i trevigiani c'è poco da stare allegri. Fuori in Coppa Italia e unico team della penisola già estromesso dalla Coppa Korać, in campionato i ragazzi di Sales hanno collezionato ben 7 sconfitte. Ancora più preoccupante, se non drammatica, la situazione dell'Irge Desio, addirittura a quota 0. Per tentare di risollevarsi, i gialloblu di Bardini confidano segretamente nei romani del Messaggero. Una notizia di pallavolo, la Philips Modena ha battuto 3-0 gli olandesi della Delta Lloyd di Amstelveen in un incontro del secondo turno di Coppa Campioni, 15-7, 15-9, 15-10 i parziali. La Sisley è invece in campo a Zagabria contro la Mladost per la Coppa delle Coppe. In Coppa Confederale di scena fra poco a Falconara El Charro che ospita i greci del Panathinaikos, mentre domani l'Eurostyle lo stile Montichiari affronta i turchi del Eskişehir. Questo incontro verrà trasmesso in diretta da Telemonte Carlo a partire dalle ore 17. E prima di chiudere diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, tempo che riserva delle sorprese e che in particolare ha colto di sorpresa, lo abbiamo sentito in apertura, il super vertice di Malta tra Bush e Gorbaciov. Un'ondata di maltempo e freddo ha investito il Mediterraneo, infatti. Venti forti spirano su tutta la penisola italiana e in Sardegna, per esempio nel Nuorese, è addirittura comparsa la prima neve. L'aria fredda proviene dall'Europa nordorientale e anche nei prossimi giorni le previsioni non promettono niente di buono, in particolare a Malta, dove il maltempo appunto sta facendo da padrone nel supervertice tra Bush e Gorbaciov. Anche per domani sono previsti mare mosso e forti venti. E con questo è tutto, a questo punto non ci rimane che augurarvi buona serata e arrivederci a domani. Ore di programmazione giornaliera. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe.